So with Bert Shapiroff and Chris Ferretti heading on dock to the International 252 statute miles, space station. I think the piccolo tratto dallo spazio volevo fare l'astronauta. Mi sono dedicato all'elettronica e quindi è partito poi questo viaggio di Mellos di Space, questo mio viaggio, e poi ho iniziato a seguire la stazione spaziale ISS. Chi è per te Samantha Cristoforetti? Beh, innanzitutto un orgoglio italiano per quello che ha fatto, per quello che ci ha trasmesso tutti noi. Samantha atterrerà più o meno alle 15.43 in Kazakistan. Tu che cosa proverai in quel momento? La tua performance continua? Beh, come ho detto, sono già emozionato adesso per questa cosa qui, perché comunque l'ho seguita da tutto l'inverno, coinvolto amici, perché siccome avevo il radar per quando passava sulla Venna, facevo vedere, vedete quella là, la stazione spaziale ISS. Provo a pensare a lei, cioè sicuramente è come... cosa che per lei, anche per lei, rimarrà un ricordo. Se l'è vissuta pienamente questa cosa, ma già nell'atterrare sarà un ricordo. E quindi io penso che lei comunque sia felice di sicuramente di tornare a casa, però sarebbe rimasta sola secondo me. Quanto è difficile usare le tue attrezzature? Ci vogliono anni di lavoro e soprattutto una grande dedizione ogni giorno a cercare suoni, perché io non uso praticamente il computer, tutto quello che avete sentito della non logicità, diciamo, quindi il collegamento CV, un gran lavoro veramente. Poi io mi sono inventato questo mio sistema che è su una triglia, siccome quando ero in India usavo questi sequencer, diciamo, per studiare le tabla, poi mi è venuta questa idea di trasferire, di usarli come strumento musicale, ho fatto una mia, diciamo, una mia pace.